Kernel hacking. Allora, questa che dovrebbe essere la sezione più interessante è quella più ridotta ai minimi termini. Allora, no, perché vi spiego subito. Allora, ci sono circa un centinaio di opzioni all'interno di questa sezione, però nella maggior parte dei casi si tratta comunque di strumenti di monitoraggio, debugger, detector, strumenti per la generazione di log, tutti che riguardano ovviamente le caratteristiche che abbiamo visto prima: il file system, lo scheduler, lo slab, che adesso spiego che cos'è, i buchi di memoria e lo spin lock. Soffermiamoci su termini che non abbiamo incontrato fino adesso: file system e scheduler li abbiamo incontrati, soffermiamoci su slab. L'ASTRA è la metodologia di memorizzazione che utilizza il kernel quando compie delle operazioni. Questo che cosa vuol dire? Cioè, rendetevi conto di che cosa, della potenza dello strumento che avete in mano. Hackerando, perché questo è il termine giusto, hackerando su questa opzione, voi avete a disposizione ogni singolo movimento del kernel, o meglio, ogni singolo movimento che il kernel compie nella memorizzazione delle sue azioni, e lo fa tramite lastre di memoria. Che cosa si intende per lastre di memoria? Si intende dei settori contigui, quindi due o più blocchi di memoria, che memorizzano appunto le operazioni del kernel. E siccome uno dei pregi fondamentali dei sistemi GNU Linux, della discussione GNU Linux, dei sistemi Unix derivati in generale, è quello di loggare parecchio, per ogni singolo errore, come vi dicevo prima, sempre tenendo in considerazione che voi comunque avete sono il codice, la manualistica e l'ampia documentazione, se avete un problema potete comunque arrivare alla soluzione leggendo un buco. Il kernel memory leak sono i buchi di memoria del kernel che poi provocano gravissimi problemi di sicurezza. Dopo analizzeremo, cioè non è che analizzeremo purtroppo, no, però dopo insomma darò un cenno sul buffer overflow. E poi lo spin lock. Lo spin lock è un semaforo piuttosto interessante. Che cos'è un semaforo? Non è quello della strada. Chi ha fatto il sistema operativo per mezzo? Ah, ok, ci siete. Allora, il semaforo è una TDA, è una struttura d'aria astratta. Ok? Vedetelo come una lista. È una struttura dati astratta il cui compito è quello di gestire la prelazione, quindi la gestione delle risorse, tra un processo e un altro. Ok? In pratica un po' come funziona un semaforo stradale: tu vieni prima, tu vieni dopo, tu passi, tu non passi. Lo spin lock è un semaforo piuttosto particolare, e l'ho messo all'interno di questa lista perché penso che sia importante sia in ambiente didattico che in ambiente lavorativo, perché è un semaforo che lavora in ambienti di multiprogrammazione. Lavora in ambiti di multiprogrammazione perché evita il cambio di contesto. In pratica dà priorità al processo che io sto eseguendo in quel momento, e degli altri che magari hanno maggiore priorità non si mettono più. Quindi se io setto uno spin lock su un determinato processo perché sto lavorando su quel processo e da là non mi voglio muovere perché quel processo per me in quel momento è di priorità critica, priorità elevatissima, io da là non mi smuovo. E lo spin lock controlla che i processi anche a più alta priorità non si smuovano, insomma, dal distrarmi da altri processi. Poi, sulle opzioni abbiamo quasi finito, Security option. Allora, particolare attenzione a queste due security option. Security Enhanced Linux è una cosa molto interessante perché nasce dal DARPA, il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti. E Security Enhanced Linux è un tool di strumenti che mi permette di mantenere un range di sicurezza molto simile ai canoni minimi appunto dettati dal DARPA, che devono appunto rispettare questi requisiti, Trusted Computer System Evaluation Criteria. Vi renderete conto che magari avere a disposizione un Security Enhanced Linux a casa propria che magari sfrutta i requisiti minimi del DARPA non è cosa da poco, insomma. E poi c'è questo particolare meccanismo che si chiama AppArmor, sviluppato all'inizio degli anni 2000 da Nobel, infatti credo che venga data come opzione di default in distribuzioni che Nobel cura personalmente, quindi SUSE Enterprise, OpenSUSE, eccetera eccetera. Funziona un pochino come chroot. Conoscete chroot? Faccio la riflessione anche su chroot. AppArmor permette di associare ad un programma un determinato profilo. Qui diciamo che è scritto un po' male, però vedo di aggiustarlo. Un profilo di sicurezza che restringe le capacità del programma stesso. Attenzione, quando c'è scritto restringe, non vuol dire che io sto restringendo le proprietà di quel programma. Non è che gli sto togliendo, come dire, risorse, magari gli sto togliendo mezzi, strumenti. Gli sto solamente dicendo, sì, tra poco parlo. No,